Ciao Cristina, Ciao, benvenuta. grazie della presentazione, buongiorno a tutti e a tutte. Ti lascio la parola per il tuo talk che parla di un tema estremamente interessante per tutti noi, quello della negoziazione. Vai. Grazie. Sì, appunto la negoziazione. Noi come freelance ci troviamo a negoziare continuamente durante la nostra vita, perché la nostra vita lavorativa è fatta di collaborazione e quindi anche di possibilità di conflitti e di necessità di mettersi d'accordo con le persone con cui lavoriamo e collaboriamo, ma anche con i nostri clienti. Io mi occupo di servizio clienti e quindi anche di reclami, lamentele, quindi devo sempre essere aggiornata sui temi dei conflitti e della negoziazione. Quindi sono lì che studio e mi imbatto in questo metodo. Happy, happy. Beh, vi dico la verità, io quando ho letto il titolo mi è saltata un po' la mosca al naso, perché mi è sembrato un titolo un po' furbetto, a Roma si direbbe piacione. Però ho voluto affrontare il mio pregiudizio e ho scoperto, beh, prima di tutto che è un metodo scientifico basato su anni di ricerche empiriche e che poi che Lars Johan Hauge, colui che ha inventato questo metodo, oltre a essere un tipo veramente cool, oltre a essere docente e ricercatore della Scuola di Economia di Stoccolma, ha collaborato con l'unità ostaggi dell'FBI. Beh, quando ho sentito FBI mi si è accesa una lampadina perché il mio immaginario ormai è compromesso da tutti i film e telefilm che ho visto con al centro l'FBI. Quindi ho pensato al mio lavoro, all'FBI, alla negoziazione e la prima cosa che mi è venuta in mente è stata questa. Perché io a volte mi immagino i clienti così, a volte io penso di diventare così, penso che ci sia un piccolo Hannibal Lecter dentro ognuno di noi. Un altro elemento che mi ha colpito di questo metodo è che in realtà si basa su pratiche che noi facciamo già continuamente. La collaborazione è scritta nel nostro DNA, noi siamo animali sociali. Questo metodo ci spinge a passare da quindi competenze che sono inconsce a competenze consapevoli. Inoltre si basa su 5 passi e su principi e valori che secondo me sono molto condivisibili, quindi collaborazione, ricerca della soddisfazione reciproca, buona relazione condivisa e un buon futuro insieme. Vediamo questi 5 passi. Il primo passo è essere positivi. Gli studiosi parlano di affetto positivo, quando noi siamo presi bene, siamo di buon umore e questa sensazione di serenità invade anche il nostro corpo e quindi cambia anche il nostro linguaggio corporeo, il linguaggio non verbale. È più facile andare d'accordo con gli altri e collaborare quando siamo di buon umore. Questo l'abbiamo sperimentato innumerevoli volte. Il secondo passo è molto importante, riflettere, prepararsi. Da molte ricerche è emerso come la fase preparatoria sia fondamentale per ottenere successo nelle negoziazioni. Quindi noi dobbiamo riflettere e prepararci nel modo giusto. Possiamo porci 2 domande, ovvero che cosa voglio, che cosa vogliamo noi da questa negoziazione? Quali sono le alternative che ho a disposizione? Secondo i ricercatori di Harvard, attraverso queste 2 domande io mi concentro su quelli che sono gli interessi e questi mi spingeranno poi a avere la direzione delle discussioni ed avere una, diciamo, posizione efficiente anche nei momenti più emotivi della negoziazione. Quindi, cosa voglio? Qua posso applicare alcune tecniche molto efficaci. La tecnica, una frase. Scrivo nero su bianco su un foglio quali sono i miei obiettivi, cosa voglio ottenere da questa negoziazione. Bastano 2 o 3 obiettivi al massimo, quelli principali a cui non possiamo rinunciare. Questo ci spinge a rimanere concentrati durante la negoziazione e funge un po' da ancora anche per resistere a quelle che sono le pressioni esterne. Poi la tecnica 1 minuto. Ci fermiamo un attimo e ci chiediamo che cosa vuole l'altra parte, l'altra persona da questa negoziazione. Dopo meno di 1 minuto che ci facciamo questa domanda, saremo pervasi da una reale curiosità che
di scoprire che cosa vede l'altra persona, qual è la sua prospettiva. Questa curiosità ci spingerà a essere collaborativi piuttosto che competitivi, conflittuali, e ci spingerà poi a fare delle domande realmente interessate alle altre persone. Poi la tecnica della lista delle priorità. Prendo un foglio, faccio una linea verticale. Nella sezione di sinistra scrivo le mie priorità e nella sezione di destra invece le priorità dell'altra persona. Questa tecnica è molto utile perché la maggior parte delle volte emerge che abbiamo più punti in comune, più punti di condivisione che ci spingeranno quindi a trovare un accordo soddisfacente per tutti. Poi mi domando quali sono le alternative? Quale possibilità ho per raggiungere una soddisfazione reciproca? Qua posso applicare le tecniche di problem solving, di pensiero laterale, di pensiero sistemico, ma prima di elencare le mie alternative, posso informarmi, perché questo mi può dare degli spunti diversi, quindi fare ricerca, studiare, chiedere a Google, se è possibile mi confronto con altre persone. Più avrò informazioni, più avrò nuove idee, nuove prospettive e sarà possibile quindi avere anche più alternative a disposizione. Passiamo alla fase 3, costruire una buona relazione. Oge racconta che la prima volta che incontrò gli agenti, appunto, dell'unità ostaggi negoziazione dell'FBI rimase sconvolto, stupito da quanto fossero persone simpatiche, alla mano, con cui era facile andare subito d'accordo, quindi molto diverse da quell'immaginario filmico di agenti tutti di un pezzo e un po' brutali. Questo perché sono addestrati e si allenano a costruire una buona relazione in modo immediato con persone sconosciute. Perché è importante costruire una buona relazione? Perché prima di tutto si tratta di merito. Noi dobbiamo meritarci di essere ascoltati, dobbiamo creare le condizioni che spingano l'altro a essere aperto e disponibile verso le nostre proposte. E poi perché le negoziazioni parlano anche di informazioni. Quindi è più facile che io descriva con chiarezza i miei bisogni e parli di me all'altra persona se mi fido di questa persona, se c'è una buona relazione, ma soprattutto perché le negoziazioni parlano di futuro. La negoziazione, quando finisce, quando va a buon fine, in realtà è l'inizio del vero lavoro condiviso. Pensiamo a un cliente quando accetta il nostro preventivo, poi inizia il vero lavoro insieme. Siccome si parla di futuro, io mi devo fidare della tua parola, mi devo fidare che la parola che mi stai dando tu la manterrai. Se sei il mio cliente e accetti il preventivo, mi fido che poi la pagherai quella fattura. E quando si parla di futuro, sappiamo che è necessaria la fiducia reciproca e sappiamo che non si può costruire fiducia se non c'è una buona relazione. Come si fa a costruire una buona relazione? Semplicemente facendo domande e ascoltando, ascoltando in maniera attiva e realmente interessata. Sembra molto banale e semplice, ma questa fase deve avvenire in maniera molto genuina, con un reale interesse verso l'altra persona. Quindi, non possiamo fare domande in maniera meccanica, dobbiamo mostrare reale empatia e vicinanza verso le altre persone. A questo punto, fase 4, scegliere le parole giuste. Sappiamo che le parole sono importanti e hanno conseguenze concrete. Questa fase è ancora più importante in tutti i momenti che capitano spesso durante le negoziazioni in cui noi ci innervosiamo, soprattutto ci irrigidiamo, ci arrocchiamo sulle nostre posizioni. Scatta l'orgoglio, nessuno vuole cedere di un passo e ci troviamo ognuno a difendere le proprie posizioni. Qua la cosa importante da fare è ricordarci e concentrarci su bisogni e alternative. I bisogni e alternative che abbiamo individuato nella nostra fase riflessiva e preparatoria, la fase 2. Quindi concentrarci su quello che vogliamo noi, quello che pensiamo voglia la nostra controparte e quando parliamo di bisogni cerchiamo di non aver paura prima di tutto di esprimere i nostri bisogni.
anche se c'è sempre un fattore di rischio. Cerchiamo di raccontare i nostri bisogni in maniera chiara, senza però aspettando a proporre le soluzioni. E cerchiamo di restare fermi in quei 2 o 3 bisogni al massimo che avevamo individuato. Quando parliamo di alternative, quindi delle modalità per ottenere, per soddisfare i bisogni, è importante rimanere creativi e aperti a tutte le nuove possibilità che ci possono proporre anche i nostri interlocutori. Fase 5, piano B. La maggior parte delle volte noi con le prime 4 fasi otteniamo un accordo soddisfacente, eppure a volte abbiamo bisogno di passare al piano B, soprattutto quando le persone si stanno innervosendo o sono arrabbiate, quindi c'è una forte emotività coinvolta. Noi possiamo passare al piano B quando il nostro interlocutore si rifiuta di cedere. Qua possiamo utilizzare alcune tecniche. Prima di tutto possiamo fare una domanda molto precisa, molto semplice. Mi spieghi in che modo questa tua posizione ci può aiutare ad arrivare a una decisione condivisa? Questa domanda, molto semplice, se posta in maniera genuina, in maniera sincera, quindi senza sarcasmo e senza ironia, può riattivare, diciamo, la parte razionale, della persona che invece si stava arrabbiando. Oppure possiamo fare delle domande che vadano a descrivere e ipotizzare uno scenario alternativo, di modo da far vedere magari altri fattori coinvolti che non avevamo ancora considerato e anche qui riattivare un po' la razionalità dell'altra persona. Possiamo usare il piano P quando attaccano noi o le nostre proposte. Quando attaccano le nostre proposte, spesso la prima cosa che facciamo è difenderci, iniziare a difendere la nostra posizione e così sprechiamo un sacco di tempo ed energia. C'è una tecnica che si chiama invece judo verbale. Cosa possiamo fare? Accompagniamo la mossa dell'altro invece che fare resistenza, chiediamogli di criticare le nostre proposte, così possiamo scoprire in che modo le nostre idee non vanno bene, per quali ragioni, possiamo riprendere in mano le redini anche della discussione e ridirezionare il nostro colloquio. Quando attaccano noi, la cosa migliore da fare è far finta di non aver capito che stanno attaccando la nostra persona, ridirezionare quindi la discussione verso le nostre proposte, come se avessero criticato le nostre proposte, e chiedere proprio in maniera chiara: mi spieghi che cosa, qual è il difetto principale della mia proposta? Possiamo usare il piano B quando qualcuno si sta arrabbiando. Lo sappiamo, quando qualcuno è arrabbiato è impossibile confrontarsi, collaborare. A questo punto l'unica cosa da fare è lasciare che si sfoghi, fare in modo che appunto esprima la propria emotività. In questo caso qua la difficoltà è riuscire a, diciamo, stare calmi davanti a questo tsunami emotivo. E poi quando la persona si è sfogata c'è una tecnica che viene chiamata So You. Quindi iniziare la frase con quindi tu mi stai dicendo che non trovi adatta la mia proposta, ma sei anche innervosito dalle mie idee. In questo modo si restituisce come di riflesso l'emozione all'altra persona, però senza sminuirla. Queste 5 fasi hanno una certa logica, però noi dobbiamo adattarle a quelli che sono i contesti, quindi con flessibilità, adattarle alle persone con cui stiamo parlando, adattarle anche alla situazione, alla negoziazione, adattarle al nostro stile comunicativo, al nostro carattere. Quindi, ricapitolando, avere un atteggiamento positivo. Sfruttare al massimo le fasi riflessive e preparatorie, costruire delle buone relazioni, utilizzare le parole giuste e, se necessario, attuare un piano B, ci portano ad avere un accordo felice e soddisfacente per tutte le parti. Nell'ultimo capitolo Hoge parla e tratta il tema degli psicopatici. Io non ho voluto trattare l'argomento anche perché l'unica cosa da fare
quando si incontra uno psicopatico a correre. Grazie. Grazie a te Cristina. Beh, ogni tanto di psicopatici ne incontriamo, quindi e sono d'accordo anch'io, la tecnica dell'opossum o scattare il prima possibile.